immaginavo di rivederla qui a Ramayo. No, veramente neanch'io avrei voluto tornare. Questo posto mi risveglia ancora tanti di quei ricordi. Parla di me. Non mi dica che vuole sapere come sta suo nipote. Sta crescendo. Certo, ho qualche problema, ma a quanto pare non credo che questo possa interessare né a lei né a Franco. Sai una cosa, Sonia? Anch'io, per la verità, ho tantissimi problemi. Non sono venuta qui in visita. Sono venuta a cercare Mario e sono sicura che tu sai dirmi dove posso trovarlo. Credo che sia dove demoliscono le auto, alla periferia del paese. Come? Aspetta un momento. Intendi dire che sta lavorando lì? Lydia, ho l'impressione che lei non conosca ancora suo figlio. Non può continuare a fingere di non vedere. Cosa intendi dire con questo? Suo figlio smonta auto rubate per rivenderne i pezzi. Lì, finalmente. Tesoro, che è successo? Non volevo più venire, ma ieri sera... Ieri sera cosa? Io non riesco a capire che cosa stia succedendo, non ce la faccio più. Ascolta, se vuoi che ti aiuti, dovrai raccontarmi quello che è successo. Ieri al telefono mi hai detto che dovevi parlarmi di una cosa molto importante, molto grave. Cos'è che ti fa soffrire così? Beh, ecco. Ho scoperto che mio padre... Che tuo padre? Tu mi vuoi bene. Sei innamorato di me. Ora che cosa c'entra questo? Certo, ti voglio bene, ma cosa è successo con tuo padre? Ho scoperto che mio padre è un amante. Tesoro, ricordati che tuo padre è un uomo ancora giovane, forte. Ha certe esigenze, capisci? Soprattutto nelle condizioni in cui è tua madre. Non posso credere che tu sia tanto gelosa di questo, tesoro. Nemmeno fossi una ragazzina. Andiamo. Amore, vieni con me. Sebastiano, quando dici che mi ami, è la verità. Tu resterai sempre insieme a me, non mi lascerai, vero? No. Tu sai che l'ho promesso a mio nonno. E l'ho promesso anche a te. Sì, è solo che... Ieri sera ho avuto una brutta discussione con mio padre. Ci siamo detti delle cose terribili. E quella donna era lì. Chi? Quella donna era lì, Sebastiano, era lì. Ma quale donna? Per questo motivo. È per questo che ti ho chiamato, per dirtelo, perché... Perché io non volevo che venissi a casa mia e mi sono tanto pentita. Non volevo che mi vedessi in questo stato. Io ti amo. Tesoro. Lo so che essere gelosia è stupida, Sebastiano. Tesoro, non fare così. Stai calma, amore mio. Vedere Sebastiano non ti ha fatto male, dopo tutto. Non è tanto assurdo riprendere la relazione come avevate deciso ad Assisi. Assisi. Sebastiano. Sebastiano, amore mio. In fondo, perché no? Tieni, ti farà bene. Grazie. Ti senti meglio ora? Sebastiano, non lasciarmi, per favore. Sei la persona più importante per me, ti prego, non lasciarmi. Non potrei vivere senza di te. Sta tranquilla, Lily. Come mi piacerebbe se potessimo andare insieme, lontano da qui, molto lontano, amore mio. Però adesso ti devi calmare, calmati. Calmati. No, non rispondere. Lily. No, ti prego, non rispondere. Non mi lasciare, non ho mai ti prego, Sebastiano. Non ho pensato di lasciarti, Lily. Non ho nessuna intenzione di lasciarti, capisci?
Potrebbe essere una telefonata importante, magari dal giornale. Potrebbe anche essere mio padre. Ma perché? Perché dovrebbe essere proprio tuo padre? Non sentirti perseguitata. Sta tranquilla, lascia che tuo padre viva la sua vita come gli pare. Pronto? Micaela. No, no. Volevo soltanto dirti che quel materiale, quello che mi hai chiesto, ce l'ho nel mio ufficio. Se vuoi puoi venirlo a prendere anche oggi pomeriggio. Non mi sento bene, Sebastiano. Di quello che... Lili. Non mi sento. Un attimo, Micaela, ti vediamo. Lili, tesoro, che succede? Che succede? Rispondimi, ti prego. Sebastiano, amore mio. Questa è buona, pelato, non puoi lamentarti. Non mi lamento, per carità, ma non chiedermi un soldo di più, rischio molto, lo sai. Pelato, che... non cercare di imbrogliarmi. Guarda solo in che stato sono le gomme. Se do retta a te, non mi daresti neanche il loro prezzo. Sembra vero. Hai finito, Mario? Sì, arrivo. Mario, non è possibile. Non posso crederci. Mio figlio è diventato un ladro. Santo cielo, se ti vedesse tuo padre. Mio figlio è un ladro da strada. La svelta le ha dato di volta al cervello. Non ha visto che qui è proibito entrare. Mi lascia stare, mamma, che mi cerca. Non la toccare. Fuori, via, fuori di qui. Andatevene al diavolo. Ti ammazzo, Non voglio più vederti. Aiuto. Portala via, Mario. Porta via tuo padre, presto. Portala via. Giordo. Scusami, Walter. Stavi uscendo, vero? Lo so. Avrei dovuto avvisarti. No, non ti preoccupare. Stavo andando al commissariato, ma posso farlo più tardi. Posso aspettare un po', non è urgente. Che bello vederti. In realtà devo dire che mi hai fatto proprio una sorpresa. Allora come stai? Aiutami, ho bisogno di te. Sono venuta per chiederti un favore. Spero tanto che tu mi dica di sì. Ti scongiuro. Lascia fare a me ora. Ti faccio male? Sì, caro, ma non ti preoccupare. Senti, mamma, io voglio che tu sappia una cosa. Devi fartene una ragione. Non voglio tornare a casa. Molto bene, Mario. Benissimo, bravo. Tanto di me. Non ti è mai importato niente, no? Continuerai a vivere rubando. Ti drogherai sempre di più. E io tornerò nella casa dove vive tuo fratello. Io e lui non ci parliamo più. Sì. Da quando ha deciso di lavorare per Benito Morandi. Adesso ci mancava solo questo. Il colpo di grazia per me. I miei due figli, i miei cari figli sono riusciti a distruggermi. Ascolta, Mario. Se tu hai veramente deciso di continuare a fare questa assurda vita, io preferisco morire. E lo sto dicendo seriamente, guarda. Non ti ho mai parlato seriamente come adesso. Mamma, non capisci che ormai non servirebbe a niente tornare? Come? Se mio figlio tornasse a casa, se potessi proteggerlo, consigliarlo, non servirebbe a niente. Io non voglio più tornare in comunità. Non ci andrei se non vuoi. E poi... non potresti controllarmi? No, non ti controllerò. Ma perché dovrei farlo, mamma? Perché?
per farmi vivere un po' di più. Sono molto egoista, non lo sai. Va bene. Aspettami alla stazione. No, no, restiamo ancora un po'. Il tuo labbro sta sanguinando ancora. Caro, caro, caro mio bambino. Tesoro mio, vita mia, ti voglio bene. È permesso? Oh, Michaela, avanti, accomodati. Come va? Non vedevo l'ora di scusarmi per il comportamento che ho avuto ieri sera al telefono. Mi sono comportato veramente come un maleducato, ma il fatto è che purtroppo Lily, sai... Sì, certo. Aveva bisogno di te. Perché non ti siedi un attimo? No, grazie. Vuoi un caffè? No, no, Sebastiano, non disturbarti per noi, per favore. Per noi, hai detto? Non sono venuta da sola. Allora, hai il materiale di Roberto Di Leo? Posso entrare? Sì. Per piacere. La tua segretaria è stata così gentile da farmi usare il telefono. Mi hai per molto. Non preoccuparti, possiamo anche andarcene. Non voglio rubare a Sebastiano troppo tempo. Vieni. Grazie tante. Spero di non doverti disturbare ancora. Allora noi andiamo. Ciao, mi sta bene. Vieni, Walter. Sì. Per me è un piacere, non c'è alcun problema. Davvero posso accompagnarti? Grazie, Walter, ma hai già fatto abbastanza per me oggi. Oggi? Ah, significa che ci vediamo domani. Ossia che stasera non hai intenzione di vedermi. Significa solo che questa sera sei libero, nient'altro. Che per oggi hai già fatto tanto, avevi moltissimi impegni e hai lasciato tutto per me. E questo ti sorprende? Sai, Michaela... Tu non mi guardi più come prima. E come ti guardavo prima, sentiamo? Come se ti importasse di me. Come se tu e io fossimo qualcosa insieme. E ora sei cambiata. Ma com'è possibile che nonostante tutto continui ancora a pensare... Walter, ti prego, Michaela, non cominciamo con questa storia. Fammi parlare. Lascia che ti dica una cosa. Io vengo a contatto ogni giorno con situazioni terribili che non ho il potere di modificare. Miei compagni che muoiono. Incidenti nei quali ragazzi di neanche 20 anni perdono la vita. E devo farlo, vuoi sapere perché?